il gong per quanto riguarda il mondiale verrà fatto alle ore 9 precise, quindi adesso noi cediamo la linea a Mario Guerrini che si trova nello spogliatoio di Gianfranco Rosi per cogliere le sue impressioni, le impressioni appunto che precedono il match. Sì, Rosi, grazie per la linea. Allora, qui siamo a Portosole, non è una situazione normale, inusuale. Intanto lo yacht che avete visto qualche istante fa, quel Panfilo, potete per cortesia spostarvi in modo che l'operatore possa inquadrare bene il Panfilo. Ecco, lì c'è Don Carri ha avuto questa particolare sistemazione approfittando della conoscenza del suo manager col proprietario di quel Panfilo. E abbiamo cercato anche di salire, niente, lì è top secret la situazione di Don Carri, però abbiamo qui accanto a noi Bob Arum, americano, e Bob Arum. Hi Bob, how are you? Good. You see President Reagan. Yeah. Ha detto sembra il presidente Reagan. E dunque dicevamo, Bob Arum è uno dei più grandi organizzatori di pugilato. Hey, did you talk with Curry before? I did. Curry's plan is to come out very quickly, hope to win by a knockout within 3-4 rounds. Lui ha detto che, gli ho chiesto se ha parlato con Don Carri, mi ha detto sì, tutto regolare. E per quanto riguarda il match, lui dice che Don Carri, che è uomo che a pugno di capo, può vincere nei primi 3-4 rounds. E Don Carri, first 3 rounds, 3-4 rounds, and then you see, Rosi is a very, very good puncher, but Rosi starts slow. So I think if Rosi can survive the 4 rounds, he may not curry out maybe the 7th or 8th round. Ok, ha detto che Rosi, che è un buon pugile, ha buon fondo, e quindi dice che se il match va avanti, Rosi ha buone speranze, secondo lui a quel punto può vincere Rosi. Ok, Bob. I'm on a roll. I predicted the Tyson-Spinks fight 1 round. Yes, yes, ha ragione. Bob Arum ci tiene a precisare che per il match di Tyson con Spinks lui predisse che alla prima ripresa Tyson avrebbe vinto, e infatti così è andato. Grazie Bob, hi, see you later, bye. Allora, andiamo avanti, adesso vediamo quella che è la sistemazione, scusate, di Gianfranco Rosi. Gianfranco Rosi è dentro questa roulotte che vedete, e qui dentro Gianfranco non riusciamo a inquadrarlo, si sta scaldando. Non è che Gianfranco Rosi non sia stato tenuto in considerazione come spogliatoio, si è messo, ha preferito stare in una roulotte perché dice che, questa è una considerazione che hanno fatto, una valutazione giusta, i panfili qui un pochino ondeggiano, si muovono, e per questo il pugile può avere dei problemi allo stomaco, e quindi ha preferito Rosi lui stesso sistemarsi lì. Ecco Silverio Gresta è il manager di Gianfranco. Dicevo che Rosi ha preferito stare in una roulotte che non in un panfilo, proprio per il movimento del mare. Sì, sì, infatti è vero, anche se siamo un po' sacrificati, ma bisogna adattarsi alle situazioni. Comunque Rosi si adatta facilmente a tutto, è un ragazzo molto bravo e quindi non ha creato assolutamente problemi. Ecco, senti Gresta, parlavo un istante fa con Bob Arum. Bob Arum diceva nelle prime 3 riprese secondo lui il favorito, cioè può vincere Don Carri perché ha un pugno potente, un pugno da KO. Dice se il match va oltre la quarta ripresa, dopo la quarta ripresa dice secondo lui Rosi prende il sopravvento. Sei d'accordo con questa valutazione? Evidentemente Bob Arum non ha mai inteso i colpi di Rosi, perché anche Rosi la prima ripresa già fa male, anche dalla prima ripresa. Sappiamo benissimo che Bob Arum non l'ha incontrato mai Rosi, quindi dice così. Io credo che faccia male Don Carri quanto Rosi e Rosi quanto Don Carri. Non si può dire che le prime riprese, non si può dire niente. Comunque le condizioni di Gianfranco? Ottime, ottime. È al massimo della forma fisica e psichica, quindi moralmente molto... molto su, sta bene, convinto dei propri mezzi, quindi... Comincerà subito forte? Ma questo lo vedremo lì. Non sveliamo la tattica. Va bene, grazie, auguri, grazie per questo. Noi procediamo con le nostre interviste. Qui c'è naturalmente molta gente. Abbiamo qui dei grandi campioni del nostro pugilato. Patrizio Oliva, Bruno Arcari, due grandi campioni del mondo, dei super leggeri. Allora,
Patrizio, Patrizio è sempre asciutto, qualcuno diceva, ma che forse riprende a combattere. Assolutamente, cioè, mi tengo bene fisicamente, ma non significa che ci sarà un ritorno su ring. Senti, un match difficile per Gianfranco Rosi, Don Curry è ancora da scoprire, bisogna sapere se è ancora il Don Curry di una volta oppure le sconfitte con McCallum e con Onegan hanno lasciato segni importanti. No, io, secondo il mio giudizio, Don Curry è stato scoperto, cioè è stato scoperto, ha dimostrato che è un uomo che quando viene colpito ha dimostrato la sua fragilità ed è un uomo che non sa reagire quando viene colpito, e questo è un handicap tremendo, quindi una buona situazione per Rosi, che è un buon colpitore, un colpitore preciso, e quindi se Rosi riesce nelle prime riprese, che tutti dicono che sia favorito Don Curry, io dico che nelle prime riprese se Rosi riesce a centrarlo sono guai per Don Curry. Ecco, sentiamo anche Arcari, il suo parere. Ma io dopo l'incontro di Genova contro Thomas ho visto un Rosi determinato, perciò ritengo che non come Bob Arum che dica che possa vincere soltanto ai punti, ma io penso che potrebbe avere anche possibilità di vincere prima del limite, perché Rosi ha anche queste qualità. Bene, grazie Bruno, grazie Patrizio, ma i grandi campioni, questi erano due grandi passioni, possiamo dire del passato, perché anche Oliva, come avete sentito, ormai ha chiuso, ma abbiamo un grande campione del presente. Patrizio Sumbu Kalambay, campione mondiale dei pesi medi, protagonista di grandissime imprese. Allora, Patrizio, lì c'è Gianfranco, voi siete amici, tu hai anche aiutato nella preparazione Gianfranco, così come lui fece con te nei tuoi precedenti impegni. Che dici di Gianfranco in questo match con Don Curry? Beh, Gianfranco Rosi in questi ultimi tempi sta sempre migliorando. Ogni incontro che fa cerca sempre di fare qualcosa di più. Non è uno che ci fa lasciare che sono arrivato al titolo mondiale, adesso è finito, ma vuole ancora cercare di raggiungere altri traguardi. Per adesso c'è Don Curry che hanno parlato molto, che fa male, invece anche Gianfranco fa male. Mi sono allenato e so perché dico questo. L'incontro è duro, però bisogna vedere le condizioni di tutti e due pugili. Per me il favorito è Gianfranco. Bene, grazie Patrizio. Intanto l'operatore ha inquadrato questo bel brunetto qui, è il figlio di Patrizio Kalambay, è sempre con lui, è un bambino delizioso. Allora intanto Don Curry mi pare che forse riusciamo a inquadrarlo, è inquadrato, eccolo, Don Curry è inquadrato, vediamo di vedere, di avvicinarci se riusciamo, per quanto possibile, sono qui naturalmente problemi di lunghezza di cavo microfonico, eccolo, Don Curry è uscito, sicuramente non ci sarà la possibilità di intervistarlo perché ha un fitto cordone di guardia del corpo, è già qua, da dove sono io mi dicono che non possiamo andare, appena hanno sentito che parlavo di Don Curry e che stavo per avvicinarmi, ci hanno detto che non c'è niente da fare, non possiamo assolutamente intervistarlo, quindi a questo punto io credo che per quanto riguarda le interviste prima del match possiamo concludere. Don Curry è già pronto, tra qualche istante scenderà anche Gianfranco Rosi, mancano ormai 12 minuti al gong, la linea a Paolo Rosi a bordo ring. Ed eccoci così di nuovo a bordo ring, in attesa di questo match molto incerto, avete sentito pareri contrastanti, è naturale che nel clan italiano prevalga il senso di fiducia, di speranza, ma indubbiamente dobbiamo dire che il match è difficile. Prima nella fase di presentazione parlavamo di un uomo che in qualche modo ha condizionato la carriera dell'uno e dell'altro, nel segno positivo per Rosi, nel segno negativo invece per Curry. Si tratta di Onegan, l'attuale campione del mondo dei welter, un inglese che batté Rosi per KO nell'85, togliendogli il titolo di campione d'Europa. Però da quella sconfitta poi praticamente è rinato un nuovo Rosi che si è messo all'opera, ha superato la categoria dei welter, si è portato nella categoria superiore, si è allenato con maggiore intensità, con grandissimo impegno, con una volontà di riscatto, e così è ripresa una carriera che sembrava finita ed è ripresa nel segno positivo, nel segno del successo, ha riconquistato il titolo d'Europa,
lo ha difeso ripetutamente e poi ha compiuto la grande impresa, quella di conquistare il titolo mondiale, che ha difeso ultimamente, come ricorderete, a Genova, mettendo KO Juan Thomas, che tra l'altro vantava una vittoria su Mugabe, che era stato battuto proprio da Thomas. Quindi un match molto molto difficile, diciamo. Questo nostro pugile non finisce di stupire, in molte occasioni era dato sfavorito, così contro Chris Fiat, quando riconquistò il titolo di campione d'Europa dei Welter, e invece ha sovvertito ogni pronostico ed è riuscito a ottenere una vittoria convincente. Dobbiamo dire che le qualità di Rossi sono fondamentalmente basate sulla preparazione atletica, su una serietà esemplare e anche su un grande e notevole temperamento, e dobbiamo dire anche di una notevolissima lucidità tattica. Riesce sempre ad analizzare il combattimento, a soppesare le qualità dell'avversario e soprattutto a tenere una cadenza notevolissima. Probabilmente dovrà tatticamente imporre il proprio ritmo contro Don Curry, di cui vediamo la moglie, che ha sposato da pochissimo tempo. Diciamo che la tattica di Rossi verosimilmente dovrà essere affidata al ritmo, alla cadenza, alla pressione continua contro un avversario freddo, molto pericoloso per la velocità dei suoi colpi. Non a caso viene appunto chiamato il Cobra. Ma dobbiamo dire che anche contro Thomas Rossi correva gli stessi rischi, affrontava un pugile molto potente e pericoloso, e invece ricorderete tutti com'è andata. Rossi ha sempre sistematicamente anticipato l'americano e poi lo ha colto nell'ottava ripresa, lo ha colto di sorpresa e lo ha messo KO. Dobbiamo dire che nelle ultime esibizioni, a cominciare appunto da Payat, da Sole, da Ruocco, da Aquino e Juan Thomas, il pugile umbro ha sempre dato segni di miglioramento. Non è detto che un pugile che abbia già superato i 30 anni non possa migliorare, affinare le proprie capacità. E Rossi ha proprio dimostrato, in questo senso, ha dimostrato di poter continuamente arricchire le proprie possibilità. Ora preghiamo De Pasquale di mettere in onda le biografie dei due pugili, una specie di scheda che sottolinea la carriera dell'uno e dell'altro. Sono Gianfranco Rossi, campione del mondo di pugilato, versione BBC, pesi super welter. Sono nato ad Assisi, 31 anni, vivo a Perugia, sono professionista dal 79, con 42 combattimenti, di cui 2 sconfitte e 40 vittorie. Sono diventato campione italiano nell'82, campione europeo nell'84, perso il titolo riconfermato contro Fiat nel gennaio dell'87, difeso ben 2 volte, conquista del titolo mondiale il 2 di ottobre a Perugia, difesa di questo titolo mondiale il 3 di gennaio a Genova, e ora fra pochi minuti combatterò contro Donald Kerry per questa seconda difesa del titolo mondiale. Sono sposato con Patrizia, mia moglie, che da quando ci siamo uniti non ho più avuto sconfitte. Mi chiamo Donald Curry, sono nato a Fort Worth e a settembre compirò 27 anni. Ho cominciato da ragazzo a fare la boxe. Il mio record da dilettante è di 406 incontri, 400 vinti e 6 perduti. Da professionista ho combattuto 31 volte, 29 vittorie e 2 sconfitte da cancellare, con Oenegam e con McCallum. Sono diventato campione mondiale dei welter nel 1982 e ho perduto il titolo nell'86 contro Oenegam, dopo 13 difese vittoriose. Comunque questa sera tornerò campione mondiale dei super welter. Sono sposato da pochi mesi. Quando smetterò con la box, mi dedicherò alla politica nel mio stato del Texas.
Potendo scegliere, preferisce tornare ad essere campione del mondo oppure governatore del Texas? World champion. World champion now, after governor. Quindi il prossimo futuro per Don Corri è quello ancora del pugilato e in seguito forse si dedicherà alla politica. Frattanto vediamo che i protagonisti fanno il loro ingresso qui sulla ring e per primo sale Don Corri. Eccolo preceduto dalla sua scorta con il manager, il voluminoso Akbar Muhammad, ed ecco Gianfranco Rosi con la sua nutrita corte di perugini, di umbri giunti per seguire la difficile prova del loro amico, del loro conterraneo. Stamattina ci sono state le operazioni di peso, nessun problema per l'uno o per l'altro, il limite della categoria del super welter 69.853. Rosi ha accusato 69.650, Donald Curry 69.750. Ecco, vedete, freddo implacabile Don Curry. Nato a Fort Worth, nel Texas, ha 26 anni, 27 in dicembre, è alto 1,79 m, un paio di centimetri più di Rosi. Pugile di notevole bravura tecnica, oltre che pericolosissimo picchiatore. Diciamo che l'arbitro del combattimento è il messicano Octavio Meiran, di grande e notevolissima esperienza internazionale, è stato arbitrato Hagler Amcio, Benitez Earn, poi la rivincita, forse uno dei match più belli disputati in questi ultimi anni, la rivincita tra Leonard e Duran, la rivincita di New Orleans dopo la sconfitta subita da Leonard, ricorderete, a Montreal. E poi Minter un po' fermo ed ha arbitrato anche l'incontro che ha perduto Don Corri contro Onegan, di cui abbiamo parlato. I giudici sono l'inglese Sid Nathan, anche egli molto esperto, poi c'è lo svizzero Franz Marti e il portoricano Miguel Donate, portoricano che ha già giudicato Rosi nel vittorioso incontro con Thomas a Genova. L'Italia ha avuto finora 5 campioni del mondo del super welter: Mazzinghi, Benvenuti, Bossi, Mattioli e Rosi. Gli altri due campioni sono per l'IBF Matthew Shelton, canadese, con un record di 28 vittorie, 22 KO, nessuna sconfitta, nessun pari. E poi Julian Jackson, delle Isole Vergini, riconosciuto dalla WBA. Quasi tutto è pronto per la disputa di questo campionato del mondo sulla distanza delle 12 riprese. 12 riprese, c'è molta attesa, molta curiosità e anche molta incertezza, dobbiamo dire. Ma adesso verranno chiariti tutti i dubbi, tutte le perplessità. Vedremo l'opera Gianfranco Rosi, ci auguriamo che possa ripetere il miracolo già fatto in occasione del match che abbiamo ricordato con Duane Thomas, con Aquino, contro il quale ha conquistato il titolo di campione del mondo. Ecco anche Aquino, un altro avversario che i due hanno in comune, hanno avuto in comune e ambedue hanno vinto ai punti. Don Corri ha incontrato Aquino, ricorderete, nella serata in cui Rosi ha messo KO Duane Thomas, e per la verità in quella serata non dette una grandissima impressione.
Ecco, avete visto il quadro degli incontri disputati. Rossi ha perduto due incontri, il primo in influente per ferita contro Gomez, il secondo invece, come abbiamo ricordato, per KO contro Onigan. Ed eccoci alla prima ripresa del campionato del mondo dei super welter. Vediamo che Donald Corry inizia molto determinato, minaccioso. Delle altre occasioni in cui Donald Curry aveva iniziato sempre con molta freddezza, lo vediamo attaccare subito, ma Rossi risponde immediatamente. Vedete che l'americano ha conquistato il centro del ring, poi viene raggiunto da un gancio destro di Rossi. E vediamo che l'americano poi comincia a legare. Rossi cerca di approfittare della situazione. Cerca anche di lavorare a distanza ravvicinata. Cerca di entrare all'interno della guardia di Don Corry. E interviene l'arbitro Mehran. Ancora parte per primo di sorpresa. Rossi con il destro. È un match che si è immediatamente infiammato. Ottimo lavoro di jab di Rossi. Colpo di contenimento, poi parte improvviso. Vibra il destro Rossi che Corry riesce ad evitare. Poi commette un errore Rossi, uno sbandamento, ma non ha saputo approfittarne Don Corry. Vedete che Rossi cerca di non dare spazio, all'avversario. Ancora Rossi che anticipa, questa è la tattica da seguire. E vedete che a volte parte di sinistro, a volte di destro. Bellissimo questo scambio a distanza ravvicinata. È una cadenza impressionante sin dalla suono del primo gong. Un match di grandissima intensità, si conclude questa prima ripresa sicuramente favorevole a Rossi per il lavoro compiuto e anche per certi risultati, dobbiamo dire. Ecco, la rivediamo qualche momento. Vedete che di tanto in tanto esce fuori anche il mestiere di Rossi, l'abbiamo visto colpire. Ecco, vedete questo gancio destro che ha provocato uno sbandamento in Corry, un gancio destro molto molto preciso, è stato il colpo più limpido. E poi a partire da questo episodio Don Corry è stato costretto un pochino alla gara a ridurre le distanze, poi si è ripreso efficacemente. Ma avete visto che il colpo è stato limpidissimo e poi per il resto, nel finale della ripresa, Rossi ha adottato la tattica giusta, quella di pressare continuamente Don Corry. Ecco, andiamo alla seconda ripresa, comunque da sottolineare, parte da lontano con il destro Don Corry, è un'arma estremamente pericolosa. Giustamente dall'angolo gli dicono di non partire da lontano.
Vediamo Don Curry saldamente piantato sul tappeto alla ricerca del colpo duro. Si anticipa evidentemente le intenzioni dell'americano. Ancora è l'umbro che anticipa l'azione. Centra il bersaglio Don Curry con due jab consecutivi di sinistro. Un pochino impreciso per Rosi in questa fase, in questo secondo round. Parte da lontano, un pochino innervosito, il campione del mondo. Viene preso d'incontro Rosi, che si era avventato sull'avversario. Dopo rivedremo con il sinistro. Tutto il pubblico è per Rosi, che conferma in queste fasi una certa mancanza di limpidezza. Ora si avventa su Don Curry, cerca di affondare i colpi e si conclude così la seconda ripresa, nel finale della quale Rosi ha saputo recuperare il ritardo. Adesso dovremo rivedere l'episodio dell'atterramento. Preghiamo quindi di Pasquale di farci rivedere l'episodio. Un colpo d'incontro dovrebbe essere. Ancora il sinistro di Rosi, che poi destro, ed è il sinistro d'incontro che ha provocato la caduta di Rosi. Nel finale in qualche modo ha recuperato, ma probabilmente non tutto. Ma quello che ha più sorpreso nel corso di questa seconda ripresa è stato un certo disordine nelle azioni del pugile di Assisi, un certo disordine che potrebbe essere una spia di un certo disagio, di un certo nervosismo. Siamo alla terza ripresa. Vediamo Don Curry che sta fissando ora l'obiettivo della figura, poi tocca ancora con il sinistro, evidentemente ecco Rosi che poi riparte, evidentemente non deve lasciare assolutamente l'iniziativa all'avversario. E ancora insiste alla figura Don Curry, vedete, molto freddo, determinato. Poi ancora Rosi che rientra. Ancora un 1-2 di Rosi, non troppo preciso, sbaglia ancora con il gancio. Ha la sensazione di essere un pochino appannato.
poi vede Mattore Rosi partire all'attacco. Ecco, infatti sentiamo che dall'angolo Gresta, il manager, lo invita a stare calmo, tranquillo, e mi pare che questa debba essere la preoccupazione maggiore in questa fase del match, di un eccesso di nervosismo da parte del campione, un nervosismo che lo porta a sbagliare troppo contro un avversario che sa approfittare sicuramente degli errori. Ora l'avvertimento per combattimento a testa bassa è stato dato a Don Corri. E si conclude questa terza ripresa, una ripresa equilibrata, quindi il match dobbiamo dire che dopo una prima ripresa favorevole a Gianfranco Rosi, una seconda all'americano, questa qui è stata equilibrata, però pare ci sia un sintomo abbastanza pericoloso che emerge dal combattimento di Rosi, è questo nervosismo che sta manifestando con azioni troppo stemposte. Sono tornato dall'angolo del manager Gresta, ai quali ho detto: di lì queste parole, non pensare al campione, fai il tuo match, non pensare al campione, fai il tuo match, con insistenza quasi. Perché lui, il nostro Rosi, sta facendo un match troppo contratto. A questo punto ha di fronte, diciamo la verità, sa approfittare degli errori. Naturalmente lui dovrebbe adesso fare il match come avesse davanti uno che non è il campione del mondo. Il campione del mondo è lui. E non in questo modo può avere il sopravvento. Perché, diciamo tutto sommato, il grande Cobra, quello che abbiamo visto, non è strepitoso. Ma comunque andiamo a vedere la quarta ripresa di questo combattimento. Ancora inviti a boxare a Gianfranco Rosi. Indubbiamente questa sua preoccupazione, questo suo nervosismo è emerso con molta chiarezza. Vediamo Don Corri, che non pratica un pugilato estremamente fantasioso, ma indubbiamente di grande efficacia. Ora Rosi è riuscito ad anticiparlo, poi però parte troppo da lontano di prima intenzione ed è anche uno spreco inutile di energie. Certa preoccupazione all'angolo, ecco, ora si fa sorprendere Rosi, si fa sorprendere da uno scatenato Don Corri, era partito da lontano, scoperto, si è lasciato cogliere impreparato, ma le cose non stanno andando per il giusto verso, si era visto a partire dalla seconda ripresa. Ancora Don Corri ormai cerca di concludere la partita. Rosi ha grosse difficoltà a mantenersi in piedi, ormai si batte disperatamente. Lo sorregge il coraggio, anche ancora la capacità di capire di trovarsi in difficoltà, tant'è che cerca di tenere, di legare,
di affidarsi a tutte le astuzie del mestiere per riuscire a sopravvivere. E purtroppo si è verificato quello che si temeva. Il suono del gong mette fine a questa situazione estremamente difficile e delicata per il campione del mondo. Ecco, vediamo, ecco il momento in cui è stato raggiunto l'incontro su un attacco a vuoto e poi ne ha approfittato, vedete, Don Curry con un gancio sinistro che ha completato l'opera, ma il primo colpo d'incontro aveva creato già difficoltà a Rossi. Purtroppo Gianfranco questa sera è salito sul ring molto teso, troppo teso, e si è esposto a dei colpi d'incontro proprio perché ha commesso errori sistematicamente, errori che nel precedente match non aveva mai commesso, era rimasto sempre freddo, lucido, attento, padrone di se stesso e delle sue emozioni. E mi pare che stasera, dopo la prima ripresa, invece le cose non sono andate per il giusto verso e questo crescente nervosismo poi purtroppo si è risolto offrendo all'avversario un'opportunità che Don Curry ha sfruttato pienamente nella precedente ripresa. Ora vedremo come vanno le cose, ma indubbiamente c'è un clima di grossa perplessità e anche di preoccupazione per le sorti di questo combattimento, che vede Gianfranco Rodiola subire la iniziativa di Don Curry, che vedete sempre freddo, attento, cerca di togliere il momento più favorevole, sempre d'incontro lo prende, proprio perché Rodi attacca e si offre con la guardia quasi completamente aperta. Non riesce a strappare l'iniziativa a Don Curry, Gianfranco Rodi. Che sicuramente non è più lo spietato esecutore dell'85, ma tuttora ha le carte in regola per rendersi estremamente pericoloso e per poter aspirare al ritorno ai vertici. Due ganci sinistri consecutivi di Don Curry. Ora viene richiamato per un colpo al di sotto della cintura. Bellissima questa azione di Rodi, un destro, un sinistro, due colpi consecutivi. Vedete che Don Curry non è invulnerabile. Conclude la quinta ripresa, nel finale della quale Gianfranco Rodi, adesso dovremmo rivederlo questo episodio, ha portato a segno una combinazione molto precisa, molto efficace anche. Ecco, vediamo il destro, poi ancora il sinistro. E c'era stato anche un colpo in precedenza. Quindi possiamo dire che ha ristabilito la parità in questa ripresa, anche se naturalmente Don Curry è in vantaggio, soprattutto per la netta supremazia espressa nel corso della quarta ripresa.
in qualche modo Gianfranco ha dato la sensazione di aver recuperato fisicamente, su questo non ci sono dubbi che abbia fatto effettuato una preparazione fisica, atletica accuratissima. E siamo giunti alla sesta ripresa. Riteneva tutti che Rosi avrebbe iniziato e impostato il match sugli attacchi continui, sulla pressione asfissiante, ma indubbiamente è probabile che abbia tentato anche questa soluzione, ma che l'avversario non gliel'abbia permesso. Palma del miglior pugile del momento, ci riferiamo al Giancorri di qualche anno fa, anche se naturalmente, come abbiamo detto, dispone di un destro estremamente incisivo e questa freddezza grazie alla quale sa sfruttare gli errori degli avversari. Purtroppo Rosi questa sera gli errori li commette in rapida successione. Delle distanze Gianfranco Rosi, e si conclude anche questa sesta ripresa, anche qui una sesta ripresa quasi indecifrabile, è stato un round molto confuso, i pugili si sono sistematicamente legati, più spesso lo ha fatto, dobbiamo dire, Gianfranco Rosi. Ma anche Giancorri non ha dato la sensazione di grande vivacità, di grande limpidezza nella sua box. E comunque in vantaggio l'americano, soprattutto, ripetiamo, per i risultati ottenuti nel corso della quarta ripresa. Meno bello di quanto fosse dato credere, e probabilmente la colpa, la condizione di Rosi, il suo nervosismo, determinano questo match abbastanza confuso. Comunque ha confermato una totale integrità, perché c'era forte timore che dopo la brutta punizione subita nella quarta ripresa fosse per lui la fine, in qualche modo è riuscito a riprendersi, anche se ancora non è riuscito a liberarsi di un certo nervosismo, se non è riuscito a trovare la limpidezza delle azioni grazie alle quali potrebbe risolvere il problema Curry. Ecco
Gancio adesso viene nuovamente preso d'incontro dal destro, Gancio piega le ginocchia. E Don Corri, avete visto il Cobra, mantiene fede a questo appellativo, sfruttando sistematicamente tutte le occasioni in cui Rosi gli si presenta, sguarnito, attacca con la guardia completamente aperta. Ancora il gancio destro. Non c'è stato conteggio, ecco ancora un'altra volta, questa volta il sinistro, due atterramenti, anche la generosità di Rosi ha un limite, due knockdown, ed è ammirevole per coraggio, per orgoglio. Ecco, vedete, adesso che sta cercando di completare l'opera Don Corri, che ha confermato i suoi colpi micidiali, specie su attacco dell'avversario. E ormai il match è all'epilogo, Rosi allo stremo delle forze, lo sorregge soltanto il coraggio, l'orgoglio, ma ha quasi più nulla da mettere sul tappeto per tentare di rovesciare le sorti del combattimento. Frattanto vediamo che da uno scontro Don Corri è uscito con una ferita, allarcata sopraccigliare destra, poi viene nuovamente raggiunto in un momento in cui Rosi tentava disperatamente di colpire l'avversario. Don Corri ha trovato la breccia ed è il terzo atterramento, due conteggi. Poi vibra un sinistro Rosi, un colpo disperato, e si conclude questa drammatica settima ripresa. Una drammatica settima ripresa. Vediamo Nino Benvenuti qui, che è letteralmente sono preso male, perché pensavo che fosse andata meglio, perché pensate che alla quarta ripresa, dopo l'atterramento, ha fatto una quinta ripresa splendida, bellissima, perché ha attaccato, ha portato dei colpi, ha anche colpito e ha fatto quello che avrebbe dovuto fare in seguito. Ma questa sera ha disputato un match troppo nervoso, troppo contratto. È vero, hai ragione. Non è mai riuscito a portare delle azioni limpide, partiva da lontano con un avversario come Don Corri, che forse non è più il Don Corri di 3 anni fa, però è sempre un uomo molto attento, soprattutto abilissimo nello sfruttare le azioni dell'avversario, gli errori dell'avversario. Difatti, proprio in questo momento di defaianza, di debolezza di Rosi, ecco che Don Corri viene fuori con delle azioni che riesce tutto sommato a andarli bene, proprio perché è più coraggioso, proprio perché c'è Rosi che non sta andando bene in questo momento. Bene, andiamo a vedere l'ottava ripresa. È un match a questo punto angoscioso. Ancora 1-2, ha una straordinaria resistenza, dobbiamo dire, Gianfranco Rosi, che adesso è stato raggiunto da una combinazione sinistro-destro. Di prendere tutti i rischi possibili, non c'è altra soluzione. Ancora l'avventura, tenta Rosi con un 1-2 sinistro-destro. Thank you.
ancora Gianfranco che non riesce a trovare con precisione il bersaglio. Indubbiamente Sonoglia fosse integro, se non fosse un vero e grandissimo atleta, già probabilmente invece si sarebbe concluso. Ancora vediamo preso d'incontro. È un calvario, dobbiamo dire, che si è messo per il pugile umbro. Ma ormai è chiaro che non può più sperare se non in una clamorosa soluzione, un rovesciamento delle sorti assai improbabile, dobbiamo dire. Straordinaria capacità di resistenza Rosi, che è stato raggiunto nel finale da due micidiali ganci al volto mentre avanzava. Ormai naturalmente il punteggio ha assunto proporzioni enormi.